L'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la Campania ha provocato due vittime nel Sannio. Nel Beneventano, un'anziana travolta dall'acqua, poi un settantenne cardiopatico colpito da malore mentre ripuliva dall'acqua il deposito allagato. Sospesi i treni delle linee interne, nel Casertano salvate 10 persone che si erano rifugiate sui tetti. Violenti temporali con forti raffiche di vento anche a Napoli, nel Salernitano. Nel capoluogo campano è stato chiuso al traffico il sottopassaggio Claudio nella zona di Fuorigrotta, allagato dalla pioggia. Numerosi gli alberi abbattuti e le zone dove si circola con difficoltà a causa dei tanti allagamenti. Situazione analoga anche nel Salernitano, in particolare a Cava dei Tirreni, mentre nel lago Nocerino le scuole sono rimaste chiuse a Scafati, Sarno e Nocera Inferiore. Non solo insegnanti in piazza contro il decreto governativo La Buona Scuola, come abbiamo assistito negli ultimi mesi. A protestare questa mattina dinanzi alla sede del Provveditorato di Napoli i lavoratori delle aziende impegnate negli appalti di pulizia scolastica. La mobilitazione è stata promossa dalle segreterie territoriali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UIL Trasporti UIL a causa dei ritardi, così come viene precisato in una nota, con cui si stanno gestendo le risorse stanziate per le pulizie e il decoro scolastico. Una nuova nota dolente quindi nell'ambito della scuola italiana e in particolare di quella della regione Campania. Ascoltiamo Gerardo Petracca, segretario di UIL Trasporti Avellino. Ma stamattina questa protesta al Muro regionale ci deve servire solo e solamente per sbloccare il decoro, cioè nel senso che il MIUR si deve impegnare a fare una comunicazione a tutte le scuole di tutta la provincia di Avellino, di Napoli, di Caserta, Benevento e Salerno, perché se non parte il decoro chiaramente noi abbiamo problemi per quanto riguarda i lavoratori che stanno nelle scuole a fare le pulizie, che il decoro è fermo, c'è più personale nelle scuole e invece di fare le 7 ore e 10 fanno a partire da 1 ora e mezzo fino a 3 ore, 4 ore di lavoro. È stata una visita a sorpresa quella di ieri pomeriggio del Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Raffaele Topo, sulla scorta delle problematiche che attanagliano il nosocomio Puteo Elano, dove spesso il diritto all'assistenza è stato negato, ha ritenuto opportuno rendersi conto delle reali situazioni di disagio del pronto soccorso, in particolare, che versa in condizioni disagiate a seguito di una riorganizzazione globale. La struttura abbraccia un'area ampia come i Campi Flegrei, le isole e anche il litorale Domizio. A margine del sopralluogo, il presidente della commissione ha annunciato che per un nuovo riassetto bisognerà attendere la nomina del nuovo commissario, il vecchio travolto da polemiche per gli eccessivi tagli che hanno provocato la mancata erogazione di prestazioni specialistiche. Nel suo giro fra i reparti, inevitabile è stata la visita ad Annabella Di Meo, coinvolta nel tragico incidente di Via Panoramica a Monte di Procida la scorsa settimana. Siamo qua per fare, ripeto, per accendere un faro, per vedere a che siamo. Questo DEA che va potenziato a partire dall'emodinamica, perché so che c'è una struttura acquistata, pronta, ma deve funzionare. Il primo impegno, visto che vogliamo dare anche una certa concretezza alle nostre azioni, anche territoriali, il tema è: questa è la struttura più importante dell'ASL, occorre investire, perché per fortuna questa volta in sanità ci dovrebbe essere qualche risorsa per l'investimento. Bisogna adeguare i servizi di questo ospedale alla classificazione che questo ospedale ha. Tiene banco a Napoli il caso del piccolo Ruben, nato a Barcellona da due donne italiane coniugate nel paese iberico e registrato presso il comune di Napoli, facendo risultare la compagna della madre biologica in qualità di padre. Daniela Conte e Marta Loi hanno ringraziato il sindaco Luigi De Magistris, che con questo atto ha fatto passare Ruben alla storia, in quanto primo bimbo registrato in Italia come figlio di una coppia omosessuale. Una decisione che ha consentito all'infante di non essere considerato apolide e di poter tornare in Spagna, dove le due mamme svolgono la loro vita con la piena cittadinanza italiana. Mentre in Parlamento si discute sulle forme per legittimare le unioni civili, non senza scontri all'interno della maggioranza, l'opposizione del Consiglio Comunale napoletano accusa il primo cittadino di aver agito contra legem, avendo compiuto un atto non ancora regolato.
Oggi sulla questione è intervenuto il consigliere comunale Gennaro Addio. Questa pratica l'hanno fatta in Spagna, potevano riconoscere i diritti del bambino dichiarandolo come, mamma, come una trascrizione normale di una mamma single. Noi non vogliamo ledere i diritti del piccolo Ruben, ma siamo convinti che quest'atto lo riteniamo illegittimo. Faremo una battaglia su questa cosa, perché questa non è altro che una semplice forzatura che si vuole fare ai danni anche di questo bimbo. In Italia non è consentito il riconoscimento da parte di due mamme, quindi noi non possiamo permettere a questa amministrazione, al sindaco, di creare un precedente. Ci sono altre sedi opportune per decidere queste cose, non è nelle possibilità del sindaco legiferare in tal senso. Intanto il prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, ha richiesto la documentazione completa al sindaco, comunicando che non appena ne sarà in possesso la esaminerà di concerto con il Ministero dell'Interno. L'assessore Ciro Borriello non ci sta a fare da parafulmine e attacca duramente dalle frequenze di Radio Marte il Consiglio Comunale di Napoli, reo a suo dire di essere stato irresponsabile e di aver prodotto emendamenti, ben 92, anche solo per le virgole. Siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti per quello che è successo ieri in aula, prosegue l'assessore allo sport del Comune di Napoli. Il tema del San Paolo riguarda l'intera città, perché il Napoli affascina e coinvolge tutti. Poi parla della partita di domenica e tranquillizza i tifosi. Domenica non verrà negato il diritto alla nostra squadra di calcio di giocare al San Paolo, ma stiamo ancora ragionando sul costo del fitto. Il fitto infatti è il nodo da sciogliere nelle prossime ore ed è anche il punto che ha fatto infuriare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che secondo alcune voci avrebbe addirittura minacciato di non far giocare la partita, allertando le autorità competenti e anche il premier Matteo Renzi. Intanto sulla vicenda del San Paolo è intervenuto stamane il sindaco De Magistris. Ma che è molto sentito, 92 emendamenti, una discussione lunga, 10 ore, alcuni emendamenti anche importanti, quindi non voglio banalizzare la giornata di ieri dove c'è stato un contributo significativo, penso ad esempio agli emendamenti sulla valorizzazione del sociale, alle partite di beneficenza e devolvere il ricavato per gli impianti sportivi della nostra città. Poi non c'è dubbio che c'è stato anche un po' di squallore politico.